Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di Ciclismo. Partiamo dagli ultimi trionfi della pista, che grazie a lei, al lavoro di tutti i tecnici, è stata brillantemente rilanciata nell'ultimo lustro. E tra l'altro adesso è stato anche riaperto il velodromo di Montichiari, che è una bellissima notizia in ottica di Tokyo 2020. Ma partiamo da Filippo Ganna, che è un fenomeno straordinario e sta trascinando anche poi i compagni di squadra nell'inseguimento. Allora, intanto i complimenti vanno a Dino Salvoldi, tecnico del settore femminile, e Marco Villa, commissario tecnico della pista. Stanno facendo da anni un lavoro straordinario. Sì, tu hai parlato di Filippo Ganna. Pensate che poche settimane fa ha stabilito il nuovo record del mondo dell'inseguimento individuale. 4 chilometri in 4 minuti e 2 secondi, vuol dire che dopo il primo chilometro di lancio è riuscito sempre ad andare oltre 60 km orari. E abbiamo un quartetto che a poche 2 settimane fa ha stabilito il nuovo record italiano, siamo riusciti a scendere sotto i 3 minuti e 50 secondi. Vuol dire che siamo competitivi, vuol dire che possiamo pensare a Tokyo e quindi alle prossime Olimpiadi con un cauto ottimismo, sapendo che ci sono nazioni come Australia, come Gran Bretagna e come Danimarca molto forti, però noi siamo lì, siamo pronti. E sempre a Tokyo 2020 l'Italia partirà con ambizioni interessanti anche nella prova in linea su strada e anche nella cronometro, magari sempre con Filippo Ganna. Ci parli dei percorsi, sia di quello della prova in linea che di quello della cronometro. La prova in linea è molto impegnativa perché sono 240 km, sono 4500 metri di dislivello, perché l'ultima salita ha delle pendenze che superano il 15%, è sì a 30 km dal traguardo, ma non c'è spazio per recuperare, vuol dire che quella salita sarà determinante. Sai, noi abbiamo una corsa, una corsa in linea che è naturalmente alla nostra testa, soprattutto nella testa di Vincenzo Nibali. Lui 3 anni fa perse un'Olimpiadi per una caduta a 11 km dal traguardo, quando poteva giocarsi la medaglia d'oro, essendo con lui solamente un colombiano in auto, tra l'altro caduto pure lui. Nibali punterà molto a questo appuntamento e sono convinto che possa fare bene, ma non c'è solo Nibali, perché sicuramente ho altri corridori che possono fare bene su un percorso del genere. La cronometro, anche la cronometro non è facile, perché ci sono alcune salitelle, perché siamo nella zona dell'autodromo del Fuji con strappi impegnativi e quindi anche la prova contro il tempo sarà molto molto esigente, molto impegnativa, non per passisti puri. Per quanto riguarda invece il mondiale, possiamo sostenere che sia addirittura più duro delle Olimpiadi? Sì, il mondiale è veramente durissimo, perché dovremo affrontare una salita di 4 km al 10% per ben 7 volte. Quindi sarà, da quello che mi dicono, il mondiale più duro degli ultimi 30 anni. E quindi anche lì dovremo attrezzarci con degli scalatori puri. Tra l'altro con Nibali abbiamo già parlato, abbiamo già ipotizzato insieme a Luca Guercilena, Slongo, team manager e allenatore di Vincenzo Nibali, un possibile avvicinamento sia alle Olimpiadi che ai campionati del mondo, anche perché Vincenzo l'anno prossimo dovrebbe fare il Giro d'Italia, ma oltre al Giro i suoi appuntamenti, i suoi traguardi, i suoi obiettivi saranno Olimpiadi e campionati del mondo. Per cui Nibali cercherà di fare classifica evidentemente solo al Giro d'Italia, magari pensando ad una Vuelta fuori classifica? Perché no? Tanto cercherà sì di rivincere il Giro d'Italia per la terza volta, come tra l'altro fece 3 anni fa, perché quando preparò le Olimpiadi di Rio andò al Giro d'Italia, lo vinse, ma in quel caso partecipò al Tour de France per preparare le Olimpiadi, ma sai, 3 anni fa
tra la fine del tour e l'inizio e le Olimpiadi c'erano 2 settimane e l'anno prossimo invece ci saranno solamente 6 giorni, quindi sarà molto, penso che sia molto complicato fare il Tour de France e partecipare ed essere competitivi ai Giochi Olimpici. Discorso diverso per la Vuelta. La Vuelta potrebbe essere la corsa ideale per preparare al meglio un campionato del mondo difficile come quello che troveremo in Svizzera. Sembra che finalmente dopo alcuni anni si intravedano degli eredi anche nella, per quanto riguarda gli sprint, degli eredi di Elia Viviani, pensiamo a Moschetti, a Dainese, qualcosa si sta muovendo anche in quel settore. Moschetti è molto bravo, quest'anno l'abbiamo visto già in alcune occasioni, ha fatto delle bellissime volate e Dainese, sai, quest'anno era una squadra Continental, ha vinto il campionato europeo e lo ha vinto in volata, ha vinto diverse corse, quindi in prospettiva potrebbe essere lui il futuro per quanto riguarda le volate italiane. Poi ce ne sono altri, a parte che lì è ancora giovane, quindi abbiamo ancora almeno 3-4 anni, esatto, e quindi è dell'89, quindi ce lo giocheremo ancora nei prossimi anni, anche se per Elia l'anno prossimo è un anno particolare perché è ritornato in pista, parteciperà a Tokyo nel quartetto, nell'americana e probabilmente anche nell'Onio, quindi l'anno prossimo per Elia è un anno importante, concentrato sì sulle corse su strada ma anche per le Olimpiadi su pista. Ecco, a tal proposito, secondo lei disputare il Tour de France per un'Olimpiade poi da vivere su pista è una preparazione ideale o non ottimale per Viviani? Sai, dalla fine del tour alle prove su pista ci sono 15, 16, 17 giorni, quindi un po' di tempo c'è, però il tour è complicato, è molto duro e quindi bisognerà capire. Sai, Elia è un corridore esperto, un corridore che tiene alle Olimpiadi, quindi sicuramente lui saprà, insieme alla squadra, insieme a Marco Villa, qual è l'avvicinamento migliore per essere al top a Tokyo, anche perché lì, come abbiamo detto, ci tiene tantissimo le Olimpiadi. In chiusura, sembra che dalle categorie giovanili stia venendo fuori più di un talento che tiene in salita e che potrebbe poi puntare alle corsa a tappe magari fra 4-5 anni. Abbiamo vinto un mondiale con Battistella tra gli under 23, abbiamo vinto l'europeo con Dainese, ma lui è un velocista. Tra gli juniores, tornando agli under 23, siamo arrivati secondi con Aleotti al Tour dell'Avenir, quindi corridore che l'anno prossimo potrebbe puntare al Giro d'Italia Giovani per poi passare professionista. Tra gli juniores abbiamo 2 ragazzini fortissimi, Piccolo e Tiberi, uno ha vinto il mondiale a cronometro e l'altro ha vinto l'europeo a cronometro, ma sono 2 corridori che vanno molto forte anche in salita, quindi in prospettiva potrebbero essere loro i futuri corridori in grado di puntare le corse a tappe, a parte che ne abbiamo bisogno perché dopo Nibali, sì, adesso abbiamo Aru che dobbiamo capire se riuscirà a ritrovare lo smalto dei giorni migliori ed io ne sono convinto. C'è Ciccone che quest'anno è stato bravissimo al Giro ed è stato bravo anche al Tour, dove è riuscito anche a prendere la maglia gialla per 2 giorni. E Formolo che è lì, non siamo ancora riusciti a capire se è più da corsa di un giorno o più da corsa ad tappe. Intanto io mi piacerebbe portarlo a Tokyo perché su un percorso del genere può dire la sua. Però sai, abbiamo questi 2 ragazzini. Incrociamo le dita. Esatto.